Bentrovati al Notes. Diamo uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1960 gli Stati Uniti lanciarono il primo satellite meteorologico. Si chiamava Tiros 1, progettato per provare appunto delle tecniche sperimentali di ripresa di immagini televisive per uso meteorologico. Fu lanciato dalla NASA dalla base di Cape Canaveral in Florida. Rimase operativo per soli 78 giorni, dimostrando così la possibilità di utilizzare satelliti per il controllo delle condizioni atmosferiche dallo spazio. Entro poche ore dal lancio il satellite iniziò subito le riprese della situazione meteorologica della Terra vista dallo spazio e si aprì così una nuova era che spianò la strada allo sviluppo dei moderni satelliti meteorologici lanciati dalla NASA. Il tempo manca solo a chi non ne sa approfittare. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere un Indiana Jones padovano. Si chiamava Giovanni Battista Belzoni e nacque a Padova nel 1778, un uomo visionario e avventuroso. In città rimase ben poco perché trascorse quasi l'intera vita viaggiando. Cominciò così ad appassionarsi all'antica terra dei faraoni e per conto degli inglesi iniziò le sue ricerche, scoprendo numerose statue colossali e obelischi. Nella Valle dei Re scoprì delle importantissime tombe. Nel 1818 riuscì in un altro memorabile rinvenimento, scoprì a Giza l'ingresso della piramide di Kefren. Per testimoniarlo lasciò la sua vistosissima firma all'interno della camera sepolcrale. Nel Palazzo della Ragione di Padova gli è anche stato dedicato un medaglione raffigurante la sua effigie. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.